Ben ritrovati amici, recentemente vi ho parlato di un obiettivo, quale? 18-135, il Canon 3556, un obiettivo particolare ed è dotato di questi attacchi qui sotto, ma a cosa servono? Eccolo qua, PZE1, non è nient'altro che il motore per muovere le focali sull'obiettivo di cui vi ho parlato ed ecco che troviamo infatti la corrispondenza degli attacchi, che sono gli stessi che troviamo qui scoperti. Questo non è altro che il motore per rendere progressiva, omogenea la variazione di lunghezza focale, tanto in estensione quanto in riduzione, del nostro obiettivo. Un accessorio che costa nuovo, a listino Canon, intorno a 160 euro. Non è poco, però considerando che molte fotocamere APS-C, per non parlare delle mirrorless sulla quale ho testato anche questo stesso accessorio, possono garantire delle clip e quindi delle riprese video in 4K fino a 8K oggigiorno, degli slow motion, perché non dotarsi di uno strumento come questo? Il vantaggio, lo capite subito, è quello di togliersi quel rumore quando si maneggia lo zoom e soprattutto quell'effetto scattoso, non mi viene altro termine per chiamarlo, insomma, quella scarsa fluidità che manca ogni volta che andiamo ad azionare manualmente uno zoom, quindi la variazione di focale. In questo caso abbiamo addirittura un selettore che ci consente di scegliere se vogliamo una zoomata veloce oppure lenta. Ed è anche sensitivo al tatto, sensibile al tatto, in quanto più andiamo a spingere e manteniamo la nostra azione di spinta su questo cursore, tanto più accelera la sua funzione. Quindi molto interessante, molto utile. Questo poi è un obiettivo che ha un, guarda caso, un nano USM, cioè un motore ultrasonico, nano ultrasonico, ci dice Canon. In effetti non si sente nemmeno la messa a fuoco, non si sente la variazione dello zoom. Ecco perché è l'ideale compagno di questo, tanto più se lo trovate usato in abbinata. Vi faccio vedere come funziona. Servono quattro batterie stilo AAA, quelle piccole. Ne servono quattro che vanno alloggiate in questo scomparto, un po' come si mette in un flash. Andiamo a montarlo. L'obiettivo in questo caso è il 18-135. No, non in questo caso, è l'unico caso. Secondo me questo è il grande limite di un accessorio come questo, cioè non c'è compatibilità attualmente con altri obiettivi, vale a dire che funziona in abbinata solo con questo. Peccato perché se Canon potesse pensare di installare questo tipo di aggancio su altri obiettivi, magari di questa fascia di prezzo, perché è chiaro che poi chi lo fa a livelli un pochettino più professionali o comunque anche avanzati si giova di altre strumentazioni disponibili sul mercato. Però non vi nascondo che è un bell'oggettino ed è funzionale a quello che fa. Io stesso mi sono anche divertito un po' a fare quelle clip che vedrete ora passare o avrete visto passare, perché abituato a muovere manualmente zoom, anche diciamo il manual focus di alcuni obiettivi molto più prelibati, che però comunque con la mano, senza avere delle ghiere che fanno questo tipo di lavoro, risulta sempre poco omogeneo, la stessa messa a fuoco quando ci avviciniamo. Invece in questo caso funziona davvero bene, però l'unico limite è che funziona soltanto con un obiettivo. Come si monta? Qui ci sono questi due dentini e questi due incavi. Ok, ne mettiamo uno qua, l'altro che è quello di chiusura va qua. Quando li abbiamo fatti combaciare, con questa levetta andiamo a serrare il meccanismo. Con questa levetta andiamo a serrare il meccanismo. Eccolo qua. Adesso l'obiettivo è fissato, è ancorato al pezzo. Per toglierlo, non preoccupatevi di toccare per sbaglio questa levetta, perché come potete osservare c'è un pulsantino. Eccolo qua, di sgancio, senza premere questo la levetta non scende, invece premendo, eccolo qua che si sgancia. La spia verde che si accende qua sotto vi fa vedere che l'obiettivo è pronto per essere utilizzato sia in estensione, sono in modalità slow, guardate come esce lentamente, ma posso utilizzare anche la modalità fast selezionando l'altro cursore e vedete che
il movimento avviene molto più velocemente e avviene tanto più velocemente quanto più insisto sul cursore. Quindi anche in modalità fast, se lo tocco poco, vedete che lo faccio andare poco per volta. E in modalità slow diventa davvero, davvero interessante, perché si possono fare delle riprese, scusate che mi metto a favore di camera, si possono fare delle riprese davvero interessanti. Vedete come sporge lentamente? Se io non insisto nell'azione, è davvero molto contenuto. Ricapitoliamo brevemente i comandi. Troviamo il cursore, che è il classico cursore che troviamo su molte videocamere, che è quello dello zoom. In questo modo, come vedete, come abbiamo visto, si ritrae o avanza lo zoom. Poi abbiamo il comando, il primo cursore ci dice se vogliamo veloce oppure lenta l'azione dello zoom. Quest'altro cursore, quest'altro switch invece, ci dice se vogliamo lavorare con l'assistenza per appunto la motorizzazione oppure se vogliamo lavorare in manuale, perché può essere che vogliamo anche lavorare in manuale. Infatti, se è fissata sull'assistenza elettronica, la ghiera non si muove. Mi basterà spostare questo switch in manuale e vedete che adesso la mia ghiera si sblocca e posso per l'appunto lavorare con il mio obiettivo anche in manuale. Invece una volta che vado a fissarlo, in questo caso ovviamente il mio cursore non avrà alcun effetto sul movimento dell'obiettivo. Quando vado a reimpostare lo zoom, lo switch sulla parte del cursore, ecco che comincia a muoversi lentamente o velocemente, come abbiamo detto. Secondo me è un bel giocattolo questo PZ-E1 Canon, ovviamente se lo trovate in abbinamento all'obiettivo, perché comprato a sé non serve a niente. Va in abbinamento e allora trovo l'usato, trovo anche questo, ho fatto bingo, perché vi divertirete senz'altro e aiuta davvero nelle riprese. In questo caso specifico ce n'è proprio un esemplare, questo, che è praticamente nuovo, in vendita come usato presso RCE Foto Livorno. È proprio con RCE Foto Livorno che ho ideato questa serie di video. Quindi, se vi è piaciuto l'argomento di cui tratto e in generale quelli del canale, iscrivetevi, non costa nulla, attivate la campanellina per essere sempre informati sui contenuti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento qui sotto e magari, perché no, anche un like, che fa sempre piacere. Ciao amici, alla prossima!